Non c'è più tempo, bisogna agire subito, bisogna agire insieme. Questi messaggi chiave passati come un testimone di appuntamento in appuntamento nei 24 incontri della 14ª edizione dei Dialoghi di Pistoia, che si è conclusa registrando il tutto esaurito. Tante le sollecitazioni a riflettere intorno al tema di questa edizione, umani e non umani, noi siamo natura, arrivate ad una platea attenta e numerosissima che si è allargata anche al pubblico della rete grazie al programma online composto da 8 interviste dal titolo Noi siamo natura, dalla teoria alle buone pratiche, che hanno totalizzato oltre 500.000 di visualizzazioni. Il cambiamento climatico e ambientale non è più solo oggetto di dibattito astratto, è davanti a noi, lo vediamo, ne subiamo le conseguenze, è necessario correre ai ripari e in fretta. Con queste parole Carlo Petrini ha aperto il festival ricordando al pubblico l'urgenza di cambiare le proprie abitudini e chiedendo a tutti di sottoscrivere un manifesto di intenti in 6 punti. Gli ha fatto eco Marco Paolini dal palco di Piazza del Duomo, dove ha dichiarato che il tempo di riflettere sta finendo e sta arrivando quello di decidere. Per l'antropologo indiano Amitav Ghosh, vincitore del premio internazionale Dialoghi di Pistoia 2023, siamo legati mani e piedi alle risorse di questo pianeta. Pensare che il genere umano sia indipendente è un'illusione. Ghosh ha fatto anche riferimento alla straordinaria forza di cambiamento rappresentata dall'enciclica Laudato Si, citata anche dal cardinale Matteo Maria Zuppi, che ha esortato la platea a non dimenticare un assunto fondamentale: possiamo agire insieme solo se siamo consapevoli che il pianeta che abitiamo è la nostra casa comune. Molto soddisfatti gli organizzatori del festival, la Fondazione Caripit, il Comune di Pistoia e la direttrice Giulia Cogoli.